A 3 dicembre la famosissima enunciazione di Carminati: sopra li vivi, sotto li morti, noi semo terra de mezzo. E se ci devono passare dentro, saremo noi che fissamo il prezzo, che poi divide con eccellenti cooperative di carcerati. Augura buzzi, migranti, zingari, droga, sciagure. E come sempre scherzando, dice intenzioni profonde, che se il denaro risulta l'anima vera del mondo, rinnova nella sua luce il senso d'ogni avventura. E se il denaro è sostanza, nella fortuna, nella sventura, l'affermazione di Carminati diventa letteratura. Intanto a Mosca gli americani battono sopra il tamburo e cannonata su cannonata ricostruiscono il muro, mentre i fantasmi tengono il conto di questi morti sbagliati, perché la storia non chiude i conti finché non sono saldati. Dall'altra parte del mare Cuba certifica la vittoria, tornano in patria gli eroi, si chiude un pezzo di storia. Altri rispondono che finalmente Cuba potrà diventare un normalissimo paese povero, addormentato sul mare. Dice qualcuno a La Habana che solo un filtro d'amore decide il sesso del vinto e l'erotismo del vinto. A sostenere con il governo degli Stati Uniti un dialogo rispettoso. Da noi l'astuto Benigni fa catechismo in televisione, rompendo il voto che siano i preti a dar lezioni di religione. E seppellendo la tradizione di predicanti poveri e scalzi, va ragionando di Dio per numerosi sesterzi. E il Papa scalda l'immaginario del socialismo nostrano, già fortemente provato dall'entropia di Napolitano. Mentre il tenente Landini parla a sergente Camusso, che sfida i turbini della neve con il suo vecchio cappotto rosso. Poi un traghetto si incendia, si vede il fuoco sul mare, viene da Atene dove si dice che tutto sta per precipitare. Cade il soldato Joe Cocker il 22 di dicembre col capitano alla triste nelle battaglie di Fiandra.